Peter de Hoogh, un nome forse oggi un po' dimenticato, ma è uno dei più grandi pittori olandesi del Seicento. E in uno dei suoi capolavori si vede semplicemente una madre, probabilmente con una figlia, e una donna di spalle dentro il cortile di una casa. Tutto è quiete, silenzio. Sul primo piano c'è una scopa, uno strumento molto umile, ma è proprio questo il senso profondissimo della rappresentazione. L'umiltà è l'elemento regolatore di tutta la nostra vita e di tutte le cose. Lo spazio immobile, gli affetti familiari, quella dimensione che dovrebbe assurgere al superiore livello dell'essere umano e che sovente invece è accantonata nel senso letterale. Ecco un maestro che porta in evidenza ciò che la mente tenderebbe troppo facilmente ad accantonare.